Direi possiamo cominciare. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla Casa della Memoria, grazie di essere qui con noi oggi, grazie Radio Radicale per essere qui anche loro, questo incredibile lavoro che fanno con costanza e dedizione, grazie davvero. E con un po' di emozione devo dire che introduco questo nostro incontro di oggi perché qui con noi una persona che tutti noi, io personalmente, stimiamo tantissimo ed è Daniele Biacchessi. Daniele, mi sono, così, nel preparare queste due parole, mi sono venute in mente due termini per parlare di Daniele. Uno, energia civile, perché Daniele con continuità, con assiduità da decenni gira l'Italia per raccontare le sue storie e che sono poi anche la nostra storia. Bruno Manfellotto è qui con noi oggi, parla nell'introduzione del libro di Ostinazione della memoria. In un paese in cui che ha avuto questo armadio della vergogna, ma che ha tanti altri armadi della vergogna, molti dei quali mai aperti, e che non ha mai fatto i conti con questo passato di vergogna, sia esso il passato del ventennio del fascismo, della guerra, delle stragi di cui parleremo oggi, ma anche le altre stragi, gli anni di piombo, una parte della storia d'Italia che ancora deve essere scritta. E di cui Daniele si è sempre occupato. Adesso ricordo l'episodio, diciamo, del suo lavoro su Fausto e Iaio, un'altra cosa che mi è molto a cuore. E l'altro termine è di orazione civile, perché è il modo con cui mi viene, diciamo, il termine che mi viene per definire il suo coraggio, la sua perseveranza, il suo acume, la sua capacità di scrivere e di narrare, spesso facendosi accompagnare con la musica, quasi in una sublimazione artistica delle storie che lui racconta. A Daniele penso che dobbiamo essere tutti riconoscenti, che il paese debba essere davvero riconoscente per il suo lavoro al servizio di tutti. Così come ovviamente lo ricordiamo oggi, dobbiamo tutti essere riconoscenti a Franco Giusto Lisi, che non è più con noi, perché se non ci fosse lui, quell'armadio nel Palazzo Cesigalli, nella sede della magistratura militare, in quello stanzino buio, l'armadio chiuso, dietro una grata chiusa a chiave, forse sarebbe ancora lì dimenticato. E grazie al suo lavoro di approfondimento, di sintesi, ma soprattutto di divulgazione, che il contenuto di quell'armadio è stato reso pubblico, è stato raccontato, ulteriormente studiato da persone poi come Daniele. Ecco, c'è questa copertina dell'armadio della vergogna, che il girotondo dei bambini a Sant'Anna di Stazzema, pochi giorni prima di morire tutti, che rimane come un simbolo di quello ed un ricordo di quello che è successo e di quanto è stato importante il lavoro di ricostruzione di Giusto Lisi. È quindi un grande piacere davvero. Io poi ho anche un ricordo personale legato a Daniele. Daniele è stato forse l'ultimo o tra gli ultimi a intervistare Aldo Aniasi, un'intervista bellissima a proposito di Armadi della Vergogna su Piazza Fontana, un'intervista che se vi capita andare a cercare su YouTube è straordinaria, una testimonianza straordinaria, un'intervista straordinaria fatta da Daniele. E quindi ringrazio lui, ringrazio i partecipanti, i relatori di oggi, Simona Maggiorelli, giornalista e direttrice di Left, Bruno Manfellotto, giornalista e editorialista dell'Espresso e che ha scritto la prefazione al libro di Daniele, Andrea Ricciardi, storico, direttore scientifico della FIAP, e a Sonia Marzetti, storica, che coordinerà questa discussione.
Io concludo e volevo concludere con proprio le parole di Daniele. Che proprio riferendosi ai fatti e ai fascicoli dell'armadio della vergogna, dice: il quadro storico e giudiziario è chiaro, anche se la stragrande maggioranza dei carnefici è ormai morta da un bel pezzo. Ma il 14 gennaio 1960, quando il giudice Enrico Santa Croce archivia meticolosamente i fascicoli, i criminali hanno tra i 40 e i 50 anni. E nel 1945, finita la Seconda Guerra Mondiale, tra i 25 e i 35. È la vergogna racchiusa nell'armadio. Nessun governo, né di destra né di sinistra, nessuna istituzione dello Stato ha mai chiesto scusa ai familiari delle migliaia delle vittime. Grazie a tutti. Anche per me dei ringraziamenti. Il primo va a Luca Niasi, il presidente della FIAP, che ha introdotto questo incontro. Un incontro che, così, su cui abbiamo pensato molto e ci siamo rincontrati. Lo stavamo dicendo adesso con Daniele, è un libro molto importante quello di questa sera. Vediamo perché. Continuo con i ringraziamenti. Bianca Lami, che è la vicepresidente della FIAP ed è la responsabile della FIAP di Roma, alla Casa della Memoria e della Storia, che insieme alle associazioni che convergono qui sta diventando un centro vivacissimo di incontri e confronto culturale, quelli di cui oggi abbiamo veramente bisogno. Ringrazio tutti voi che siete qui, chi ci segue naturalmente online e anche il gruppo storia dell'Associazione Culturale Amore e Psiche che ha lavorato per preparare questo incontro. Luca Niasi ha già presentato le persone, io darò la voce e ogni volta li presenterò tutti quanti insieme. Mi sembra che se non vada bene. Quindi darò tra poco la parola ad Andrea Ricciardi, che è storico, direttore scientifico della FIAP, che è collegato con noi a Milano perché ieri ha presentato il suo ultimo bellissimo libro dedicato a Ferruccio Parri. Prima di darti la parola, Andrea, permettetemi di dire qualcosa su questo libro, perché mi ha così colpito. Abbiamo detto che questo libro, appunto L'armadio della memoria, nasce da un'inchiesta giornalistica. Qui stasera abbiamo un grande confronto, la grande presenza tra storici e giornalisti. Due figure troppo importanti in questo momento. Il libro si apre con il ricordo dello svolgimento dello spettacolo La storia e la memoria dello stesso Biacchessi insieme al sassofonista Michele Fusiello. Io l'ho visto su YouTube e ve lo consiglio. Nella introduzione si dice c'è una cosa particolare che avviene quella sera, lo vedrete leggendo il libro. Mi ha molto colpito perché proprio storia e memoria, e questo libro mi ha fatto pensare al rapporto con la storia e con la memoria, anzi con la doppia memoria, perché noi abbiamo una prima memoria che è quella della giornalista Franco Giustolisi, che nel 96 pubblica sul giornale Espresso, di cui era vice direttore Bruno Manfellotto, che come ha detto Luca Niasi ha fatto la prefazione di questo libro, e che denuncia questo discorso dell'armadio della vergogna, di questi fascicoli che erano stati dimenticati, le virgolette non si dicono ma si sentono. L'articolo dell'Espresso si intitolava Una, cento, miliardiatine. La seconda memoria è quella di oggi. Io lessi quell'articolo, quella storia del 96 e rileggerla oggi è completamente diversa. Mi sono chiesta perché. Forse perché all'epoca noi leggevamo quest'articolo, questa denuncia che c'è stata, faceva riferimento a una storia del passato. Forse potevamo pensare che era un passato che era finito. Oggi che la guerra e le guerre invece stanno tornando, questo libro è più attuale che mai ed è come se ci costringesse a diventare più consapevoli, più responsabili. Io devo dire che, detto questo, invito tutti quanti a leggere il libro è qui a disposizione e quindi insomma ci sono delle pagine molto, molto dure, molto toste, ma l'introduzione, i primi capitoli dove si parla di ragioni di Stato, dei motivi di questo che è successo, di quello che è successo, una cosa di questo genere che è incredibile. Veramente è spiegato molto bene, però c'è una cosa che vorrei dire. È vero, negli anni 60, 50, 60, questi fascicoli sono stati secretati, dimenticati, ma
negli anni 90, con il caso Priebke, furono altri procuratori militari che li tirarono fuori. Erano diversi da quelli che l'avevano nascosti, e questo dobbiamo ricordarcelo, perché siamo diversi da quelli che ci sono prima, questo è ovvio, è naturale. Però sono stati dei procuratori militari che li hanno tirati fuori e li hanno riportati alla luce, e non hanno riportato alla luce soltanto delle carte, ma la vita delle persone, delle donne, degli anziani, dei civili, perché la guerra oggi si fa attaccando loro. Io a questo punto lascerei subito la parola ad Andrea Ricciardi, l'ho già presentato, e vorrei, cioè, facciamo interventi brevi, perché io spero che ci saranno domande del pubblico e ci sarà anche un intervento programmato del gruppo storia dell'Associazione Amore Psiche. E a te la parola, Andrea. Grazie, grazie a tutti. In realtà avrei molte cose da dire, ma vediamo come si svolge, come si svolge. Nel senso che questo libro è molto importante per varie ragioni, vi dico tre. Il primo motivo è che tratta di un tema fondamentale, poco studiato fino a un certo periodo, che è veramente centrale, perché non si può confinare nei 20 mesi della resistenza. Cioè, le conseguenze di queste stragi, a lungo tenute segrete, per così dire, travalicano il 1945, entrano prepotentemente nella storia dell'Italia repubblicana, perché i loro autori e i loro referenti italiani, questo è un tema centrale, sono sopravvissuti serenamente, ma non solo. Molti di essi hanno avuto dei ruoli importanti all'interno del quadro nazionale e internazionale durante la guerra fredda, quando nel nome dell'anticomunismo molte di queste persone hanno svolto servizi per l'Italia e non solo. Questo è un tema assolutamente importante. Il secondo motivo è il linguaggio di questo libro, che è un linguaggio privo di retorica, che fa parlare i documenti in tutta la loro crudezza, e quei fascicoli che sono trattati, come le lettere per esempio che si sono scambiati Martino e Taviani, che riguardano l'occultamento dei famosi fascicoli, perché poi c'è la parte prettamente politica, sono abbastanza stravolgenti. Io quando ho letto il libro, mi capita sempre quando leggo queste cose, ogni volta che finivo un capitoletto con la singola strage, diciamo così, avevo bisogno di un attimo di stacco, perché veramente le parole pesano tragicamente. Il terzo motivo, collegato a quello che ho già detto, è che questo libro non è soltanto un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza per una riflessione più ampia, che riguarda, la dico chiaramente, la guerra non ortodossa, cioè quelle che sono state le conseguenze, come dicevo, della guerra fredda, e quello che è avvenuto anche nel nostro paese, che la strategia della tensione che è stata evocata da Luca Agnasi poc'anzi sembra completamente distante da questi scenari, ma non lo è, perché alcuni di questi personaggi li ritroviamo tragicamente inseriti nella storia, come per esempio Guida, per pensare a Milano, ma era solo una parentesi, poi tornerò su questo. Evito di soffermarmi, per non perdere tempo, Sonia, sulla struttura del libro, perché sarebbe stato interessante. Per come io l'ho recepito, le parti concettualmente importanti rispetto alle singole stragi sono costituite dai primi due, come potrei dire, paragrafi, cioè la ragione di Stato e la scoperta dell'arma della vergogna, perché è lì che ci sono i nodi concettuali dentro ai quali poi vanno inquadrate, secondo me, le stragi e quindi i fascicoli che sono stati scelti. Nella terza parte c'è, diciamo, ci sono altre considerazioni, e soprattutto ci sono le testimonianze, l'ultima intervista di Giusto Lisi, 2014, e poi appunto le testimonianze di Sergio Fogagnolo, figlio di Umberto, Gianluca Lucarini, e soprattutto di Marco De Paolis.
Marco De Paolis è il magistrato, il procuratore generale militare presso la Corte d'Appello di Roma, che ha istruito 515 inchieste sui crimini nazifascisti, celebrando 17 processi, come specificato a pagina 169. Qui c'è il libro che vi invito a leggere, scritto da Marco De Paolis, è uscito anche nel 2023, nello stesso anno in cui è uscito il boom di Piacchessi. Questo, come è stato evocato, è il libro di Giusto Lisi, al quale va sempre la nostra gratitudine, perché senza di lui, per il Stato, forse poche cose sarebbero accadute in questa direzione. Allora, sviluppando alcuni concetti, voglio dire questo, che per la ricerca della verità storica, che è connessa alla verità giudiziaria, ma non è sovrapponibile, la funzione dei giornalisti è molto importante. E quindi è grazie al lavoro di alcuni giornalisti che si è riusciti a incrociare certe vicende, non soltanto per non dimenticarle, quindi per custodire quella memoria delle vittime e di coloro che sono sopravvissuti alle vittime, che sono stati segnati per sempre, ma anche per tenere vive le radici della nostra Repubblica, e quindi della nostra Costituzione antifascista. Questo termine cerchiamo di ripeterlo ogni tanto, perché è un po' in crisi, diciamo così. E quindi ci serve questo per rivitalizzare un po' da dove arriva questa Italia democratica e repubblicana in cui viviamo. Questo significa essere di parte, sì, sicuramente, ma soltanto per tre categorie di persone. I fascisti, che ancora esistono, anche se sono una minoranza, gli anti-antifascisti sono una cosa leggermente diversa, parenti di forme di qualunquismo abbastanza inquietanti. La terza categoria io la definirei quella dei distratti, che non colgono l'importanza di certi temi, non colgono l'importanza di che cosa? Dei contorni del nostro vivere civile, e per i quali fascismo e antifascismo sono due squadre di calcio, sostanzialmente. Io penso che la democrazia non entrerà definitivamente in crisi se noi non ci distrarremo, diciamo. E quindi questi distratti vanno tenuti d'occhio in qualche modo, anche perché quel modo di pensare e di parlare, molto importante, banalizza le vicende e nega le tragedie, sostanzialmente, perché o le ignora o le riducerà. Eventi Adami con la terra, diciamo così. Invece, è stato già detto, qui si tratta di guerra ai civili e non si tratta di scontri tra eserciti, si tratta di stragi deliberate dai nazisti, da una precisa divisione e dai repubblicani, che vi hanno partecipato in maniera diretta. Naturalmente il libro pone in questo senso molte domande. Ne vorrei semplicemente, anche per sviluppare il dibattito, fare qualche domanda. Qual è il confine tra la legalità e la giustizia, per esempio? Non sempre coincidono le due cose. Sono state fatte molte cose, anche nel nostro paese, considerate legali, si sono rientrati modo nelle regole, ma che non hanno sostituito degli atti di giustizia. Quando Santa Croce nel 1960, con questa formula grottesca, archiviazione provvisoria, ufficialmente nasconde il fascicolo, lo fa senza che vi sia alcuna norma che lo giustifichi, però può farlo. Perché? Perché, come dimostrato dalle carte e dagli scambi citato prima tra Taviani e Martino, e come dimostrato da un accordo preciso tra De Gasperi e Adenauer, cioè tra l'Italia e la Germania occidentale, per chiudere il capitolo dei criminali di guerra che non conveniva neanche all'Italia, in quel momento non era assolutamente possibile, secondo loro, fare diversamente, per le ragioni, tra virgolette, che loro intendevano nobili, cioè c'era la guerra
realtà il problema era l'ex Europa, l'Unione Sovietica, il blocco comunista, e quindi tirare fuori gli scheletri dall'armato in senso lato e in senso letterale non conveniva. Siccome anche gli italiani hanno compiuto dei crimini oltre confine, Grecia, Jugoslavia, Africa, naturalmente non era il caso di aprire, diciamo, questo capitolo. E allora, fino a che punto si può accettare la realpolitik? Che cos'è la ragione di Stato in questo momento? E il concetto di sicurezza nazionale? Altri termini che abbiamo sentito molte volte rispetto agli omissis, rispetto ai confini che sono stati dati ai magistrati che indagavano, o anche ai giornalisti e agli storici, perché no? E ci sarebbero anche alcuni storici che studiano, non soltanto i giornalisti o i magistrati. E la verità più ampia viene dal, secondo me, dall'incontro di queste diverse tipologie di indagini: gli storici, i giornalisti, quelli che fanno giornalismo d'inchiesta, e i magistrati che producono sentenze, che come nel caso di Piazza Fontana, anche se non condannano alcun esponente, però stabiliscono, contribuiscono a stabilire la verità storica. Nel caso di Piazza Fontana, la responsabilità di una precisa organizzazione neofascista a cui apparteneva Franco Freda, per fare un nome a tutti noto, era stato precedentemente assolto dal crimine commesso. E infine, cosa si intende fare i conti con il passato? Alla luce di tutte queste premesse, in Italia sono stati fatti questi conti con il fascismo e il neofascismo, e in Germania sono stati fatti davvero anche lì, visto l'atteggiamento che il libro di Biacchessi, ma anche quello di De Paulis, ci dicono sulla collaborazione relativa, sulle agghiaccianti interviste che sono state fatte mai tempo fa a questi criminali di guerra, che sono stati, penso a Gumpel, sono stati rintracciati nei loro luoghi di residenza e che non sono minimamente pentiti. È stupefacente il timbro di voce con cui alcuni di questi raccontavano o non raccontavano quello che era accaduto, quasi due persone in una, molte volte quasi dei robot, diciamo, però erano persone, anche loro, calate in una realtà. E quindi qui ci sarebbe un altro tema, appunto, sulla guerra nel suo complesso, che però non possiamo sviluppare qui perché è troppo. Allora vorrei portarmi ancora sul libro e sull'Italia, perché oltre a quello che ho già detto, queste persone, diciamo, sono sopravvissute ai loro crimini serenamente. E perché in Italia non c'è stato quel ricambio che alcune forze politiche durante la resistenza, subito dopo la fine della guerra, avevano richiesto con forza? Mi sto riferendo in particolare al Partito d'Azione, ma non solo al Partito d'Azione. Le classi dirigenti erano quelle del fascismo e obiettivamente era impossibile cambiare, come dire, tutto, non era realistico, evidentemente. Però forse fare qualcosina di più e qualcosina di meglio era pure possibile. E anche lì, nell'atto proprio della genesi della guerra fredda, alla fine del 46 e la primavera del 47, altre finalità non hanno solo, diciamo, chiuso le porte alla verità per nel nome dell'anticomunismo, ma spesso hanno chiuso le porte alle riforme per la piena attuazione della Costituzione e per la piena democrazia, che è cosa diversa dall'anticomunismo. Molte cose sono state frenate con la scusa dell'anticomunismo, perché insomma il tema delle riforme mancate o ritardate in Italia viene anche da qui, in un certo senso. Nel libro si incontrano molti personaggi, vorrei soltanto citarne uno perché è collegato a quello che ha detto poc'anzi Sonia, un signore che si chiamava
Theodor Sedeke, era dell'SS. Questo signore, che è stato, diciamo, condannato dal Tribunale Militare di Torino, probabilmente molto dopo, 9 giugno 1999, era colui che interrogò Ferruccio Parri quando venne arrestato dai nazisti all'inizio del 1945 e fu liberato grazie a una trattativa tra i nazisti stessi e gli alleati, con il coinvolgimento di alcuni esponenti diversi della resistenza, compagni di Parri. Questo per dire che anche durante la guerra si tratta e si trattava, e che una figura così vicina, diciamo, a noi da un punto di vista culturale, storiografico, come Parri, fu salvato grazie a una trattativa, perché fu arrestato avendo un falso nome, non fu riconosciuto, e fu riconosciuto da un poliziotto che entrò a un certo punto nella sala di interrogatori e lo riconobbe perché lo aveva già arrestato in precedenza. E quindi disse: ma questo è Parri. E allora il famoso Sedeke, condannato nel 99 e autore della strage di Piazzale Loreto dell'agosto 44, disse: allora questa è una figura importante, teniamocelo perché ci può servire. E quindi nessuna tortura, un trattamento non eccezionale ma abbastanza umano, perché Parri divenne merce di scambio. Senza quella trattativa Parri sarebbe stato, una volta riconosciuto, ucciso sicuramente. All'inizio del 45 non avrebbe neanche visto l'Italia libera. Ma quel Sedeke che trattò e lo interrogò era un criminale di guerra in mezzo a queste centinaia di persone che possiamo, diciamo così, immaginare, e di cui abbiamo nomi e cognomi, se pensiamo agli ufficiali, naturalmente, a quella divisione, la 16ª, e a quelli, ai vertici, diciamo, di quei contesti. Ora vorrei concludere su una cosa che avevo detto all'inizio, cioè perché questi temi sono importanti per la storia dell'Italia repubblicana e per quel che succede nel secondo dopoguerra a livello internazionale. Ho parlato di guerra non ortodossa nel nome dell'antifascismo, perché queste persone sono autori di depistaggi. Durante la strategia della tensione, per esempio, il depistaggio non è che arriva da Marte. Se c'è un depistaggio organizzato a livelli altissimi dai vertici dei servizi segreti italiani, penso al SID, ci sono delle ragioni. E in questo libro di Daniele Biacchessi ritroviamo Federico Umberto D'Amato, per fare solo il nome più clamoroso, no? Ma poi troviamo anche coloro che furono o che furono liberati prima ancora dell'amnistia o controllati dagli alleati, che in realtà furono inizialmente condannati a morte o all'ergastolo o a tanti anni di galera. Borghese, Giulio Valerio Borghese è un esempio. Graziani, uno dei più grandi criminali di guerra italiani, che ne ha combinato di tutti i colori in Africa, che è rimasto a fianco al Duce fino alla fine, ma che è stato poi presidente onorario dell'MSI, quello della fiamma che ancora c'è nel simbolo di Fratelli d'Italia, tanto per essere chiaro. Il tema del mancato ricambio delle classi dirigenti però non ha riguardato soltanto i servizi segreti o l'esercito o la polizia, o i questori, i prefetti, ma anche le università, infatti, o i grandi burocrati. Tutto questo per dire che i concetti che stanno sotto questo libro sono ampi e riguardano non solo il passato, la ricostruzione della storia, con la verità storica, ma anche quello che accadde dopo, e arrivano fino ai giorni nostri. Quindi non voglio dilungarmi ulteriormente, voglio semplicemente ringraziare tutti e ricordare che l'aspetto internazionale esiste, perché queste persone che noi troviamo in questo libro e negli altri volumi, non ho il tempo di, su cui non ho il tempo di soffermarsi, li ritroviamo al vertice
dei servizi segreti dei regimi militari in Sud America, nella loggia P2, i cui elenchi sono incompleti, come tutti voi sapete, in una serie di colpi di Stato, non solo in Centro America, ma anche in Africa, perché quella è un'organizzazione internazionale, quella della guerra non ortodossa, proprietà del tempo di Soccalmani, oppure in Sudafrica, dove morì Malè, che era il capo del SIDI, senza soffermarci naturalmente sui rapporti con la Spagna franchista, fino al 75, quando Franco muore, e naturalmente i regimi portoghese e greco, tanto per fare solo degli esempi europei. Quindi è un tema centrale per la storia, per il presente, per il futuro, nazionale e internazionale. Grazie. Grazie Andrea di questo discorso, ci fa sempre più capire perché questo libro è importante per conoscere il passato, poterci separare e affrontare il presente. E quindi io adesso entrerei nel giornalismo e passerei la parola a Bruno Manfellotto, una vita nel giornalismo, e ha cominciato con Paese Sera negli anni 70, poi è passata a Panorama, poi ha lavorato all'Espresso come vice direttore, ed è tornato all'Espresso come direttore e ora è attualmente editorialista di questo giornale. Ha scritto diversi libri sull'Italia contemporanea e sul 68 un'opera in 4 volumi e altri libri, Profondo Nord, Est e Latino Profondo Nord, Viaggio nella Padania che non ti aspetti. Ha curato la prefazione del libro di cui parliamo stasera, una bellissima prefazione in cui proprio si parla dell'importanza della memoria. E la parola a Bruno Manfellotto. Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Penso che il posto migliore della Casa della Memoria non potesse esserci per il libro di Daniele, che, come è stato ricordato e come io stesso ho scritto nella prefazione, è dettato insomma un po' dall'ostinazione della memoria. Ma io sono un po' in qualche modo complice o copartecipe di questa vicenda, semplicemente perché, come è stato ricordato, l'origine di tutto sta poi nel lavoro che Franco Giustoli si fece e che poi diventarono prima degli articoli per l'Espresso, 3 articoli, il primo appunto 1, 10, Ardeatine, lo titolammo così nel 96, poi ci fu un secondo articolo che era 50 anni di insabbiamenti e si riferiva al fatto che poi appunto per 50 anni questi documenti erano stati chiusi in questo armadio e poi il titolo 2000, l'armadio della vergogna, dal quale poi è dato spunto a tanti lavori di Daniele, sia anche precedenti a questo, e naturalmente che è stato detto, e io ripeto alcune cose che sono sette, c'è anche qualche annotazione, è un libro molto importante perché secondo me andrebbe distribuito nelle scuole, per più di una ragione, perché intanto raccoglie intorno ai grandi eccidi nazifascisti che sono stati tenuti nascosti in nome della ragion di Stato, poi magari torniamo un attimo su questo concetto di ragion di Stato, e sono ricostruiti da Daniele, aggiungendo altri particolari, altri dettagli, anche di memoria personale, perché uno di questi casi, quello di Marzabotto, è un caso che poi lui ha vissuto, la sua famiglia ha vissuto sulla sua pelle, perché è stata coinvolta in questa strage di Marzabotto. Sono alcune pagine molto belle, io raccomando soprattutto Marzabotto e Sant'Anna di Stazzema, ma come riassunto e ricostruzione di questi episodi. Quindi è importante già perché c'è questo lavoro di documentazione in cui si fissano e si ricordano e si ricostruiscono alcune cose che altrimenti rischiano di essere dimenticate. Torno anch'io sulla questione del tono che è stato usato da Daniele. Io l'ho scritto, è stato ricordato anche qui da chi mi ha preceduto, ed è importante perché quando si affrontano temi di questo genere che ci toccano particolarmente, specie quando si è guidati da un impegno civile, politico e culturale, come nel caso di Daniele, il rischio di cadere
nell'ideologismo, nella retorica, nell'invettiva, è molto facile, è molto semplice che si finisca così. Invece no, lui riesce a tenere un tono apparentemente distaccato perché si lascia guidare dalla documentazione che ha a disposizione. E mi ha fatto ricordare alcune parole pronunciate qualche tempo fa da Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica. Ormai è l'unico che parla di fascismo e antifascismo in questo paese, perché non se ne parla più. Ogni tanto ci ricorda che c'è una Costituzione che è nata lì, da quella guerra lì, da quella battaglia lì, da quei valori lì. E a un certo punto lui ha parlato, a proposito di questo, ha detto che ci sono alcuni temi sui quali bisogna essere neutrali. E lui per neutrali però intendeva che nell'esistenza di valori che dovrebbero essere condivisi e dovrebbero essere quindi sui quali bisognerebbe essere d'accordo comunque, il paese, la cultura del paese, la politica del paese dovrebbe essere d'accordo perché sono valori fondativi. In questo caso, in questo senso, lui dice neutrali. Quindi si può essere anche partigiani, voglio dire, nel senso che si può prendere parte, però bisogna ricordare sempre che questi valori sui quali, per i quali si parteggia, se vogliamo usare ancora questo modo di dire, questo verbo, sono però valori che sono stati definiti, secondo me, molto accortamente da Mattarella neutrali, perché dovrebbero essere condivisi. Sono realmente condivisi? Beh, no, purtroppo no. Purtroppo abbiamo visto che così non è. Un po' perché noi, insomma, diciamo così, la nostra Norimberga non l'abbiamo avuta, no? Abbiamo avuto certamente dei processi, anche grazie a De Paolis, al procuratore Marco De Paolis, sono stati ricordati qui, sono tanti. Ci sono stati nazisti e fascisti che sono stati condannati. Però una Norimberga nel senso di un processo collettivo, di un'elaborazione collettiva di quello che è successo in quegli anni, e quindi della decisione di riconoscersi in alcuni valori condivisi che da quelle esperienze nascono. Noi questo non l'abbiamo avuto, non c'è. Se noi abbiamo ancora oggi un Presidente del Senato che ricostruisce a modo suo la strage di Via Rasella, o abbiamo un Presidente del Consiglio che non riesce a pronunciarsi su queste parole, non riesce a dire antifascista, non riescono entrambi, e sono semplicemente la punta, secondo me, di un iceberg, di una situazione generale molto più delicata e molto più complessa, che riguarda proprio la Costituzione, cioè riguarda proprio la critica, se non addirittura il rifiuto da parte di una parte significativa, consistente, insomma, della cultura politica italiana, che è quella di non riconoscersi in quella Costituzione, di voler fare un passo avanti, è come se si volesse, diciamo così, cancellare una parte della storia alla quale poi non a caso i nipotini del movimento sociale non hanno partecipato, perché non hanno partecipato alla stesura della Costituzione, non hanno partecipato ai dibattiti che ne sono seguiti, eccetera, eccetera. Quindi una volta si diceva che c'era il fattore K, adesso c'è il fattore F, cioè c'è questo fattore del fascismo e antifascismo che non si riesce a risolvere, non se ne esce fuori volutamente, e non solo, secondo me, perché c'è una parte dell'elettorato, dei partiti, diciamo della forza politica, dell'elettorato che ha sorretto questa maggioranza, ma proprio perché è diventata una questione simbolica di quello che non si vuole, non si vorrebbe più che ci fosse. E non a caso il Presidente della Repubblica è costretto continuamente a ricordare non solo questo, ma anche altri valori che sono lì fissati in quella Costituzione. Quindi in questo ci aiuta molto il libro di Daniele, perché anche questo è stato ricordato giustamente poco fa. È chiaramente un libro che parla di eccidi che si sono svolti in quel periodo terribile, no? Che della fuga, diciamo, nazista, e quindi delle vendette nazifasciste che ci sono state in quella fase della storia, ma che è fortemente radicata nella realtà odierna. In questo ci dovrebbe aiutare, diciamo così, questa ostinazione della memoria. Vedete, a proposito di questa, io mi ha molto colpito, io me la sono segnata, una frase che ha pronunciato Liliana Segre al Memoriale della Shoah. A un certo punto ha detto: "Io penso che nel giro di 50 anni la Shoah sarà una riga in un libro di storia".
E poi non ci sarà neanche quello. E poi ha concluso, sembra di aver vissuto in vano. Cioè, è chiaro che è un paradosso ed è un'affermazione volutamente forte per ricordarci, che, per sottolineare, per mettere in guardia dal rischio che la memoria di questi fatti scompaia. Però c'è questa preoccupazione, c'è questa distrazione. Qualcuno ha detto prima, giustamente, che c'è anche una tanta parte di noi che magari è distratta, che non pensa o non vuol sentir parlare di queste storie. Ma in queste vicende sono, ripeto, le radici di tante cose che noi viviamo tuttora, che viviamo tutt'oggi. Devo dire qualcosa sulla ragione di Stato? Beh, sulla ragione di Stato si è molto discusso e si è molto scritto, difficile darne una definizione. Quando parlo di casi più recenti, quando Andreotti riceve dalla Chiesa il memoriale delle Brigate Rosse trovate in via Montenevoso e ne cancella una parte prima di consegnarlo ai magistrati, è ragione di Stato o no? Quando sempre Andreotti riceve la lista della P2 e anche lì alcuni nomi sono stati cancellati, è ragione di Stato o no? Quando Cossiga nasconde e Andreotti rivela in Parlamento l'esistenza di Gladio, è ragione di Stato o no? Ecco, ci sono, poi c'è la ragione di Stato legata agli eccidi nazifascisti, ai rapporti Italia-Germania. E mi è venuto in mente, ascoltando prima Sonia Marzetti, che ha citato il periodo Priebke e i magistrati di Priebke, che intorno a Priebke ci fu una storia fantastica a proposito di ragione di Stato, perché forse lo ricordate tutti, ma insomma lo ricordo a chi non ne abbia più non ne abbia più memoria. Priebke, che era stato arrestato subito dopo la liberazione e messo nel carcere di Gaeta e gli era stato dato l'ergastolo, a un certo punto si ammala e cominciano le pressioni fortissime del governo tedesco, della Germania, della Repubblica Federale Tedesca, perché venisse curato. E allora la genialità italica cosa inventa? Inventa di trasferire Priebke all'ospedale militare del Celio. Però un ospedale militare non è un ospedale civile. Allora, per consentire questo trasferimento, il governo, mi pare che il Presidente del Consiglio fosse, o il Ministro della Difesa fosse Forlani, mi sembra, cosa fa? Gli cancella l'ergastolo e lo cambia in posizione di prigioniero di guerra. Questo consente di farlo entrare in un ospedale militare. Sta in un ospedale militare e poi sapete quello che è successo. Arriva la moglie, lo mette in una valigia, esce, lo mette come se nulla fosse, la cosa più semplice del mondo, scende le scale con la, insomma, e scappano. Allora, quando scappano e si viene a sapere che è tornato in Germania, il governo italiano chiede al governo tedesco di restituire Priebke. Il governo tedesco che gli dice, cioè, no, perché non è più un ergastolano, è un prigioniero di guerra. E le convenzioni internazionali dicono che il prigioniero di guerra ha diritto alla fuga. Quindi non lo mollano lì. Poi dopo, anni dopo, si è sospettato, ma su questo non lo so, chiedo aiuto agli storici se ci sono poi documentazione in tale proposito, che in quegli stessi giorni ci fosse una discussione molto serrata tra il governo italiano e il governo tedesco sulla concessione di un prestito che il governo federale tedesco doveva fare all'Italia, e quindi il governo tedesco insisteva molto perché questa cosa si risolvesse e ricattava, si disse, si scrisse, l'Italia con la concessione del prestito. Quindi anche questa è una forma di ragion di Stato, dice, intorno alla quale sono stati fatti orrori, come potete immaginare, a volte sono state risolte questioni internazionali complesse richiamandosi alla ragion di Stato, altre volte è successo, come è successo nel caso dei documenti che grazie a Franco e Giusto Lisi e a Daniele Biacchessi possiamo leggere, sui quali possiamo studiare e riflettere, che furono archiviati, come se poi passarono 15 anni da... Passarono 15 anni da quando nel 1945 furono, si contarono, insomma, si valutarono il numero delle stragi che erano state commesse, i civili che erano morti, i militari che erano morti, eccetera, e poi passarono 15 anni prima che il procuratore Santa Croce, come è stato ricordato, archiviasse tutto. Poi ne passarono altri 30, perché poi quando Franco Giusto Lisi porta all'Espresso, a me che lo titolo, lo passo e faccio il lavoro che si fa in questi casi, è il 96, quindi stiamo parlando, sono passati altri 36 anni, quindi pensate
le occasioni che sono state perse di fare la nostra Norimberga simbolica, cioè di fare una riflessione su quello che era successo. E su questo, beh, potrei, c'è tante altre cose, ma non vorrei, non solo essere lungo, poi non voglio togliere argomenti anche a chi viene dopo di me, perché poi chi parla per ultimo, grazie, mi No, avete no, già ho la detto fortuna che sono già tutto. state dette le cose. No, volevo solo dire che io, oltre a questa cosa che vi ho citato della Segre, che mi ha molto colpito anche una cosa che ho letto più antica, diciamo così, cioè di un giornalista americano che era in Italia negli anni dei primi governi Berlusconi, insomma dell'esordio di Berlusconi, e raccontava l'Italia degli anni 90, insomma, del 93-94, quando Berlusconi decide di fare questo partito. E lui poi valutando l'attività di Berlusconi nella sua campagna elettorale fa una notazione, secondo me, molto acuta, molto intelligente, che a me piace molto. Cioè, dice, da quando c'è stato il berlusconismo, diciamo così, i cittadini italiani, i cittadini hanno diritto alle opinioni, ma non hanno diritto ai fatti. Se voi ci pensate un attimo, tutto quello che succede sotto i nostri occhi e finisce così nel calderone dell'informazione, voi vedrete che sulle questioni più importanti che emergono, la situazione è esattamente questa. Che si tratti della striscia di Gaza, che si tratti della riunione, del raduno, della radunata di Acca Larenzia, che si tratti dei dossier di questi giorni o i presunti dossier svelati dai giornalisti di domani e poi finiti in inchieste giudiziarie, voi vedrete che i fatti sono messi da parte. Cioè, prima bisogna dire se quella cosa va bene o non va bene, se sei d'accordo o non sei d'accordo, se tu ci stai di qua o se tu stai di là. Ma sapere che cosa è successo, cosa c'è scritto in quelle carte o che cosa c'è nella striscia di Gaza, che noi non sappiamo, perché come sapete, tranne piccole eccezioni che ci sono state, non si entra nella striscia di Gaza, quindi i giornalisti non possono raccontare cosa c'è nella striscia di Gaza, tranne quello che qualche cosa hanno fatto vedere in realtà, ma decidono loro cosa vedere. E lo stesso vale per tanti altri esempi che vi potrei fare, ma che vi potete trovare da soli la mattina aprendo il giornale, o se siete tra quelli che non comprano il giornale, questo mi dispiace, anzi vi inviterei a comprare il giornale o quello che ne resta, ma guardate la televisione o guardate i social, cioè, vedrete che il meccanismo è sempre lo stesso, cioè non si discute non si mettono in discussione i fatti, se una cosa è vera o non è vera, come è successa. Ma se tu stai di qua o stai di là, allora quello hai diritto a esprimere la tua opinione e a dirla, ma hai diritto a sapere come sono i fatti? No. Ecco, quindi anche questo, anche da questo punto di vista, diciamo, il lavoro di Daniele è una soddisfazione per tutti noi, perché se Dio vuole sono fatti. Poi ci sono anche le interviste, ci sono i commenti, ci sono le analisi, ci sono le cronologie, c'è tutto l'apparato di un libro che bisogna comunque avere, e che io vi consiglio di avere. Poi potete anche non leggerlo una sera dalla mattina, dalla prima all'ultima pagina, potete anche leggere un giorno un episodio, un altro giorno un altro, anzi forse anche meglio, tenere viva, cioè, questa memoria su questi fatti per più tempo, però sapendo appunto che sono fatti, che sono successi, che su questi bisognerebbe aprire una riflessione comune una volta per tutte. Grazie. Grazie mille, veramente sì, è vero questo fatto, questo libro, e devo scrivere, come è stato scritto, come dice nella relazione, con un tono assolutamente non retorico, in maniera molto asciutta, mettendo anche in evidenza quello che ho fatto di me, perché sì, le criticità di queste, come avvenivano queste stragi, con una ricostruzione veramente notevole. Io adesso passerei a un'altra persona, un'altra vita del giornalismo, direttrice dal 2017 di Left, si è parlato dei giornali che si chiudono, e siccome io stavo leggendo il numero, l'ho portato, il numero, mi piace farlo vedere perché il numero è un mio sito, Bravo, meno male. sicuramente è un punto di riferimento, però devo dire la verità che quando Bruno Manfellotto e Simona Maggiorelli vanno in televisione io mi fermo ad ascoltarmi, e mi succede No, così, tanto già detto. e ci vuole un libro ogni mese, questo mese è sconfinate, sono veramente un Con l'ampi. appuntamento importante proprio per noi lettori, insomma un grande lavoro, ma per noi lettori è fondamentale.
E quindi ecco, lei ha sempre lavorato nel giornalismo, nasce come critica d'arte, ha fatto una straordinaria critica d'arte, un libro bellissimo che lei ha fatto è proprio Attacco all'arte, La bellezza negata. Ha scritto due libri con Domenico Farnioli, La danza del drago giallo e Arte senza memoria. Io passerei la parola, ci posso fare una domanda così, ma cioè, questa è la seconda guerra mondiale, l'Italia c'è una posizione di ambiguità. Dichiara la guerra, poi però diventa non belligerante, poi però non è alleata. Quindi per questa ambiguità forse veramente la conoscenza è indispensabile per poter capire meglio quello che è successo e come possiamo capire noi oggi questa storia, per capirla nel passato. Questo è il valore di questo libro di Daniele Biacchessi, che continuo a dire perché poche volte mi è capitato di avere un libro così che dal passato si riflette nel presente. La parola a Simona Maggiore. Davvero troppo gentile. Dunque, intanto comincio anch'io con ringraziarti. Allora, oggi è così per la bellissima intervista a Daniele Biacchessi che tu hai fatto per Left. E lì c'è una sintesi, ci sono due parole che poi Daniele riprende, c'è cioè anche nel libro. Dice: l'Italia è uno Stato a sovranità limitata e controllata. In queste due parole. C'è un mondo, no? È proprio la sintesi a cui poi lui arriva, documentandolo, ovviamente tutto questo non è un'affermazione politica, però è veramente inquietante, cioè fa scuotere le vene ai polsi quando si arriva a, leggendo il libro, a comprendere profondamente che è proprio così, quindi sgomenta questo. Quindi io penso, mi sentirei di dire che questo è un libro di alto giornalismo, ma è un libro politico. Molto politico nella mia lettura, perché si sente? Allora, molto è stato detto, quindi grazie, io depennavo e quindi fantastico. No, nel senso, non crederete che pensassi cose così intelligenti, ma invece. E allora, parto anch'io da una piccola notazione riguardo allo stile che fa molto invidia a Daniele, perché uno stile di scrittura, mi verrebbe da dire, per arte d'elevare, fino ad arrivare all'essenziale con una lingua elegante, classica, non c'è un aggettivo in più, perché per raccontare l'orrore non c'è bisogno, no? Di aggiungere parole in più, e quindi arriva con una potenza grandissima. Ci sono tutti questi quadri che si susseguono, no? Sui vari eccidi, e quindi c'è tutta la ricostruzione storica che è allo stesso tempo, come è stato detto, oggettiva, rigorosa, scientifica, ma anche profondamente empatica. E è chiaro che poi ci toccano appunto alcune vicende, ma noi toscani particolarmente ci siamo sempre sentiti raccontare tutta la vicenda agghiacciante di Sant'Anna di Stazzema. E allora dicevo, libro politico, libro storico e politico allo stesso tempo, perché anche in una delle testimonianze finali si dice con chiarezza, ormai, forse te lo dice proprio giusto Lisi a un certo punto nell'intervista, bellissima, veramente da incorniciare, dice, ormai con la verità storica siamo abbastanza avanti. Quello che manca è la memoria, è l'elaborazione della memoria politica. E allora, sulla parte storica, quello che a me ha colpito di più, poi anche un po' per la mia formazione, per il mio interesse, è come tu riesci attraverso tutti questi quadri che tolgono il respiro uno dopo l'altro, poi letti, no, in quel modo, a indagare. Cosa c'è di, com'è possibile? C'è cioè quasi una questione antropologica, non so come dire, che degli esseri umani, come erano anche i nazisti, siano arrivati a sterminare donne, bambini, vecchi in quel modo lucidamente pianificato. Nazisti e fascisti, non ce lo dimentichiamo mai, perché insomma qui poi viene riportata a Vinca, ma anche a Sant'Anna di Stazzema o in altri posti. Allora. È questo che attira, ci fa interrogare profondamente, perché appunto a Sant'Anna di Stazzema, no, una bambina che viene sepolta in una, scusate il dettaglio, in una scatola da bambola. Allora, che vuol dire? Cioè che è totalmente, non è percepita come un oggetto, non è più un essere umano. Com'è possibile che nella mente degli esseri umani
no? Si arrivi a questo livello abissale di violenza, che poi è quello che appunto di deumanizzazione che abbiamo, che sappiamo, della Shoah, quindi questo è un punto. Daniele racconta come nasce questo modo di fare la guerra ai civili. Che tanta risonanza, scusatemi, lo so che i contesti sono diversissimi, ma mi sento un po' protetta dal direttore Maffellotto che prima l'ha citato, e non si può non pensare a quello che sta succedendo a Gaza. Certamente quello che è di agghiacciante, la strage, non ce lo dimenticheremo mai, del 7 ottobre compiuta da Hamas, ma qui c'è proprio senza ma. E adesso c'è una lotta, c'è una guerra fatta direttamente a tutta una popolazione, senza distinguere, con la stessa idea, perché, no, come ricostruisce Daniele, a un certo punto per i nazisti erano tutti, e per i fascisti erano tutti partigiani, bastava si muovesse qualcosa. Così a Gaza si dice sono tutti terroristi, sono tutti per Hamas, no? Chiunque. E sì, anche bambini che sicuramente non erano nati nel 2006 quando ci sono state le elezioni per Hamas, perché essendo la popolazione estremamente giovane. Allora, quindi c'è questo spessore profondo di ricerca sulla realtà umana, direi, e perché si può arrivare, come è potuto accadere tutto questo. C'è il lavoro riguardo alla memoria storica, certo, sono delle testimonianze bellissime anche nel finale. E l'importanza della presa in carico pubblica di questa memoria storica. A me, rileggendo il tuo libro, Daniele, mi veniva in mente il libro anche di un collega che sicuramente tu conosci, Lorenzo Guadagnucci. Allora, suo padre era scampato alla strage di Sant'Anna di Stazzema, brevissima, la madre. Muore, lui la vede morire. Quest'uomo per tutta la vita non è mai riuscito a parlare di quella cosa, fino a che, sembra strano, quando è avvenuto il processo. È come se lui in quel momento, evidentemente, non voglio farla semplice, ma ha avuto, come dire, ha sentito un'attenzione, una possibilità di presa in carico collettiva di questa storia. No? Il significato di una Norimberga è anche questo, cioè, o non essere creduti, come Certo. sappiamo, oppure non sentirsela di poterla raccontare. Poi appunto Guadagnucci è riuscito, prima che il padre morisse, a farne un libro, anche quello molto bello. Ma qui c'è quando si riporta di Liliana Segre, più o meno dice, no? Queste stesse cose. Velocissima l'altro aspetto, siccome l'ho citato, la politica. È impressionante dal tuo libro, Daniele, come emerge io direi anche la povertà della nostra classe politica, no? Trasversalmente. Allora, intanto il fatto inquietante è che all'indomani della liberazione, praticamente senza soluzione di continuità, i fascisti, i repubblichini di ogni genere e specie se la passavano benissimo. La settimana scorsa abbiamo presentato il libro di Davide Vecchi, e c'è quella data che tutti ci ricordiamo, il 26 dicembre 1946 si forma l'MSI. Com'è possibile? No? Sembra una roba assurda. E allora poi qui nel libro di Daniele è ricostruito benissimo tutti i passaggi veramente, veramente inquietanti. Il buon Parri aveva già dato mandato di radunare, no, tutte le informazioni, e già praticamente nel 1946 si sapeva più o meno i responsabili o mettoscrivi, però poi c'è questa operazione di lucido occultamento progressivo e costante in cui si sono alternati i personaggi più diversi. E allora il ruolo dell'ADC, e allora però vi chiedo anche il ruolo dell'amnistia di Togliatti, ovviamente tra le varie cose, ma soprattutto l'ingerenza fortissima, c'è stato inutile negarlo, degli Stati Uniti, della NATO, appunto ricordavamo quel congresso che c'è stato negli anni 60 della NATO a Roma, dove è invitato Rauti e dove pubblicamente, no, non cose segrete, vengono, no, cooptati e via. E poi appunto tutta la stagione ai noi delle stragi, e questo lavoro continua a cooptare gli ex repubblichini e gli SS nei servizi, che
che appunto, come mi insegna il buon Brogi, una volta ha detto servizi deviati. Si è alzato, mi ha detto: "Ma che dici? Perché non sono deviati, sono servizi." No, giustamente. Allora, quindi questo è quando dicevo, finisco davvero, la pochezza della classe politica. Giusto Lisi in questa bellissima intervista dice a un certo punto quanto lui ha provato strenuamente a riproporre il tema a tutti i personaggi politici che più o meno incontrava. E le risposte sono, per la mia parte, la più triste è quella chiaramente di Bertinotti, che quando Giusto Lisi gli dice: "Ma allora dobbiamo parlare dell'armadio della vergogna?" Bertinotti risponde: "Ma ne abbiamo già parlato abbastanza." Ecco, e allora quindi le responsabilità, no, lo dico con dolore, non è che, insomma, responsabilità sono da tante parti, ma avendo poi due direttori oggi al mio fianco, la tentazione sarebbe di fargli, ma davvero, però le domande sono le vostre, io tante domande su anche questi dossieraggi che tu citavi, allora che differenza c'è tra il dossieraggio dell'Ovra, quelli della P2 e questi di oggi, che oggi, no, l'avete letto tutti, la Meloni, la Presidente del Consiglio, se ne esce dicendo: "Questi sono metodi da regime." Alzo le mani. Quella cosa che dicevi tu, il revisionismo storico, che non è macchiettistico. È nel negare la storia, nella seconda carica dello Stato, non a caso la Russa, poi agisce quel pensiero e nei progetti di questo governo c'è l'attacco diretto frontale alla Costituzione antifascista. Un giurista fascista di riferimento dell'MSI, mi pare si chiamasse Castagnoli, diceva che la Costituzione è acefala. Ma guarda, però adesso, se andiamo a guardare la proposta che c'è nel premierato, vediamo che ci stanno cercando di metterci quel capo e quella riscrittura no? Che sappiamo. Allora, quanto è pericoloso, chiederei ai due direttori oggi, questo non aver mai elaborato questo filo continuo e senza soluzione di continuità è passato nel tessuto vivo del paese. Perché, insomma, in questi giorni ci troviamo a discutere proprio di riforme che potranno cambiare profondamente l'assetto costituzionale, ma soprattutto i diritti dei cittadini in Italia. Insomma, le domande sono tante. Rapidamente, adesso passiamo alla parola ad Antonio. Prima vorrei dire una cosa: abbiamo parlato di molte cose, siamo entrati veramente nel libro, anche abbiamo incontrato Franco Giusto Lisi, vorrei dire qualche cosa di più. Lui è un grande giornalista d'inchiesta, ha fatto inchieste sulla P2, come ha fatto inchieste in questa maniera. Dice Bruno Manfredotto, lo ricorda, aveva un carattere molto forte, Non perché un ne parliamo. giornalista d'inchiesta deve essere così. E quando lui è morto, è stato istituito dalla figlia Livia Giusto Lisi, che io ho conosciuto qui alla Casella Memoria, il premio Giusto Lisi, che per i giornalisti d'inchiesta, ricordavano prima, che è stata premiata proprio all'inizio Francesca Magnocchi per dei servizi, una giovanissima Francesca Magnocchi, che adesso è diventata quella che è diventata. Sarebbe bello che questo premio potesse tornare, perché purtroppo Livia Giusto Lisi è morta di Covid e le cose si sono fermate. Allora, adesso io farò la non presentazione di Daniele Bianchessi, perché mi sono resa conto che non si può presentare, non si può fare la sintesi per quello che ha detto prima Lucagnasi, per il suo impegno civile costante. E come si fa a dire tutte le testate per cui hai lavorato? Posso dire che oggi hai responsabile di Giornale Rai, una bellissima emittente, ma in realtà hai lavorato per la Rai, per Radio 24, per tanti, Radio Lombardia. Ha pubblicato 38 libri, se io leggo tutti i libri, noi siamo qui fino abbiamo finito l'incontro, insomma, non è possibile, libri sul terrorismo, sulla resistenza italiana, ricordo Fausto e Iaio, La speranza muore a 18 anni, e insomma, e altri libri ancora, per esempio sull'America, da tanti punti di vista, l'America di Woody Guthrie,
Il sogno e la ragione, da Harlem a Black Lives Matter, un modo di prendere un argomento e di vederlo a tutto tondo, ma in maniera ancora più sorprendente di quanto uno possa aspettarsi. E quindi questo libro di questa sera, ha vinto numerosissimi premi, ha fatto dei tanti documentari, che sono alcuni per fortuna visibili su YouTube, sono bellissimi. Tra le altre cose, quello che ha detto Simona Maggiorelli mi ha colpito, perché proprio sulla storia e la memoria, che io ho citato all'inizio, quindi torniamo idealmente all'inizio di questa cosa, tu parli di uomini senza anima. E veramente il discorso è, li leggiamo sul libro gli uomini senza anima, ma quando li incontriamo oggi gli uomini senza anima, che tipo di rapporto possiamo dare? Però ti do la parola, Daniela, e ora ci parli te. Grazie, buonasera, ringrazio tutte le belle parole. Diciamo che ogni tanto mi dicono, ci dicono che il fascismo è tornato, e ecco, vorrei dirvi che il fascismo in realtà non solo non se n'era mai andato, noi avevamo fatto finta di niente, è un po' come quando c'è tanta roba, no, non sai dove metterla dentro nell'armadio, chiudi l'armadio, sei a posto, e invece ogni tanto quando ci hai messo dentro tanta roba, facile che l'armadio si riapra. E sì, sono d'accordo con Bruno, con molti di voi. Bruno ha scritto una prefazione che in qualche modo descrive un po' il lavoro che ho fatto. Diciamo, questo libro senza Franco Giustolisi non sarebbe mai esistito. Non sopporto le persone che si prendono meriti che non hanno. Io non ho fatto altro che prendere qualcosa che era rimasto fermo, secondo me, dopo la morte di Franco. Che dopo la morte di Franco, noi, io, Bruno e altri, guidati dalla straordinaria Livia Giustolisi, che è morta nel 2020, messo in piedi un premio che ha un premio vero. Io ricordo le centinaia di riunioni da remoto dove si litigava, è vero, cioè dove si discuteva su a chi dare un premio, che era la dimostrazione che la storia di Franco non era morta con la fine di questo grande giornalista, ma che andava avanti sulle gambe di altre persone, di altri colleghi, e soprattutto viaggiava sul cammino di questo lavoro di ricerca straordinaria che iniziò per Giustolisi nel 96, per me un po' dopo, che però era il sentiero della memoria. Il primo premio lo abbiamo dato a Satana di Zazzema, poi arrivavamo a Marzabotto, poi Boves, poi Capistrello e l'ultimo che non siamo riusciti a dare fino in fondo a Filizzano, dove sono state compiute tante strage. Allora, perché tutto questo? Perché non solo il fascismo non se n'è mai andato nel nostro paese, ma ha condizionato un pezzo consistente della storia d'Italia nei gangli più importanti, cioè gli apparati dello Stato. Vi faccio degli esempi con dei numeri. Sono andato a ritrovare dall'archivio di Stato il rapporto della Commissione per l'epurazione dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, è un documento del 1945, quindi diciamo è stato realizzato ben prima dell'amnistia di Palmiro, molti anni prima dell'amnistia di Togliatti, e questo dice, racconta che cosa? Racconta che 143.781 dipendenti pubblici dello Stato fascista vengono esaminati, su questi circa il 10%, 13.737 vengono
processati, 1476 vengono rimossi dai loro incarichi. Vengono rimossi dai loro incarichi, quindi rimossi dai gangli del potere, i gangli centrali del potere. Pensate che siamo già nel 1960, quindi la guerra, seconda guerra mondiale termina 15 anni prima, e nel 60 abbiamo 64 prefetti, 62 sono funzionari degli interni durante la dittatura fascista, 241 viceprefetti provengono dall'amministrazione fascista, 241 viceprefetti provengono, 120 su 135 questori giungono dalle polizie ufficiali della Repubblica di Salò, sia dalla polizia, quella che conosciamo di più in termini di documenti, cioè l'Ovra, ma vi rammento e vi ricordo che dal 43 al 45, tra Milano e Roma, operavano almeno 15 polizie segrete, quelle che venivano chiamate le compagnie di Ventura, mi riferisco qui a Roma, nelle pensioni Montemario e Iaccarino gestite da Pietro Cocca e da quella banda, no, di farabutti, di criminali che poi si sono trasferiti a Milano nella cosiddetta Villatrice, con l'idea perfino di trovare quel filo di corruzione all'interno del mondo fascista. Si dice che quando Koch viene arrestato e poi fucilato, come vi ricordate, secondo un processo qui a Roma, beh, insomma, vengono trovate le carte di un'indagine nascosta e segreta contro l'allora ministro degli interni, Mezzasoma, e che portavano direttamente a Mussolini. Quando abbiamo 139 vicequestori che entrano in servizio durante il fascismo, la cosa più impressionante, sono andato a vedere, perché la domanda era legittima, vabbè, ormai ho capito, però ci sarà stata qualche brava persona che aveva fatto parte della resistenza, che è passata, diciamo, in compagnie democratiche. Sì, ma sono cinque. Delle quali, facendo un'analisi serrata, direi tre con certezza, ma di due non avrei dei dubbi. Cioè, voglio dire che interi settori della magistratura, della polizia, dell'esercito, della burocrazia, dell'università, sono settori che sono rimasti sostanzialmente al loro posto, senza colpo ferire, non hanno fatto neanche un giorno di carcere. Del resto, se andiamo a vedere, anche questo come risposta alla quantità incredibile di fake news che circolano su queste vicende, le persone che sono state fucilate, quindi processate sul posto, sono pochissime, e peraltro sono state oggetto comunque alcune di loro di un processo sostanzialmente equo. Mi riferisco al processo contro Pietro Cocca, che era responsabile del reparto speciale di polizia, dicevo, operante qui a Roma e a Milano, ma direi anche il questore Caruso, Pietro Caruso, che era stato uno dei responsabili della lista degli antifascisti mandati alle Fosse Ardeatine, ma anche delle tante compagnie di Ventura, di criminaloidi, di graziati, come ricordo Mario Carità. Non c'era traccia a Firenze, diciamo, no? In queste ville tristi, in questi luoghi nascosti dove venivano torturati quasi tutti i partigiani o antifascisti, e c'erano ancora le urla che echeggiavano, no? In alcune fuori da queste. Da questi luoghi di tortura. Allora, il tema vero di questa inchiesta è l'indagine sui fascisti responsabili delle stragi in combutta con i nazisti.
Cioè, noi sapevamo, conoscevamo quasi tutti i nomi, li ha fatti uscire, Franco Giustolisi, nell'armadio della vergogna, nel suo libro. Lo sapevamo perché li abbiamo visti poi scritti nei documenti di Marco De Paolis, ma non sapevamo fino in fondo chi erano i vicini della nostra porta accanto. Signor Rossi, come sta? Come va? Ha passato bene il weekend? Sorrisino. Riferimento alla polizia, con tanto di nome, cognome, fascicolo, fatto. Dopo neanche 24 ore arrestati, torturati, è quello che ne consegue. Ma poi c'erano personaggi importanti, per esempio Mario Roatta. Ora, Mario Roatta nel 1942 era comandante della seconda armata italiana in Slovenia, Croazia e Dalmazia. Sono andato a vedere quello che lui aveva firmato in un soggiorno, quelli che venivano chiamati documenti dalla circolare 3C. Da quella circolare 3C che autorizzava delle perquisizioni illegali nei confronti di chiunque venisse sospettato anche lontanamente di essere un antifascista, partigiani titini, ma anche partigiani normali o antifascisti di qualsiasi tipo, stiamo parlando di 354.000 persone. Questa cifra non viene sottolineata, no? Poi sono andato a vedere tanti documenti, sono andato a Spalato, sono stato in Croazia e Dalmazia, ho fatto un lavoro veramente pazzesco, no? Sporcandomi le mani in questi documenti, leggendo delle cose terribili, orrende, soprattutto perché venivano da nomi italiani. Pensate che dopo tutte queste rappresaglie arriva l'armistizio, no, dell'8 settembre, e già il 9 o il 10 di settembre del 43 sono arruata. Diventa capo di Stato Maggiore, poi dopo viene subito sollevato dall'incarico perché la commissione d'inchiesta per la mancata difesa di Roma lo indaga per non aver fatto la difesa di Roma, cioè questi piccoli, no, particolari del nostro paese che noi dimentichiamo. Poi, ricordando quello che aveva fatto il mitico Erich Priebke, Roatta, che non è un nazista, ma peggio per certi versi, il 4 marzo del 45 se ne va dall'ospedale militare presso il liceo di Zilio di Roma, no? E anche qui, no, come mai avevano lasciato una porta aperta, come ho fatto dentro, va bene, sono tutte cose all'italiana. Doveva andare in Spagna perché ormai era l'unico posto ancora che lo avrebbe accolto, perché c'era ancora Francisco Franco, e lo condannano nel 1945 all'Alta Corte di Giustizia, c'è l'amnistia del 1946, c'è l'assoluzione del 1948 e voilà, Roatta praticamente nel 1950 è un uomo libero, libero, gli hanno dato indietro il passaporto. E uno dice, la storia finisce qua. No, non finisce qua. Perché un giorno un mio amico, caro amico, Aldo Giannulli, consulente della Commissione parlamentare dei Transiti, mentre sta lavorando per conto della Procura della Repubblica di Brescia sulla strage di Brescia del 28 maggio del 74, trova una serie di incartamenti strani, che sono le poche carte che conservo cartacea, no? Ogni tanto ho bisogno quasi tutto lo butto via perché è digitalizzo, però quello io lo voglio tenere cartacea. C'era scritto noto servizio, che poi è diventato, qualcuno l'ha chiamato anello. Questo era un servizio segreto parallelo ai servizi segreti che giustamente, come dice Simone, non sono deviati, ma sono strutturalmente deviati, no? Perché nominati dalla politica, e che praticamente ha avuto un ruolo
sulle stragi della strategia della tensione almeno fino al 1980. Allora, vogliamo parlare di Marcello Guida. Marcello Guida, direttore del Confino di Ventotene. Il 12 dicembre 69 scoppia la caldaia, lo sapete, in Piazza Fontana, no? La caldaia. Di gas. Ogni tanto accendo la televisione, c'ho sempre paura, qualcuno c'è la caldaia, colpa degli allergici, no? Tutte queste robe. Ma guardate che ormai ci siamo, insomma, diciamo, ormai stiamo galoppando verso qualcosa di. E a un certo punto, dopo lo scoppio della bomba, no? Del 12 dicembre, avvenuta venerdì, mentre infettavo, gli agricoltori stanno contrattando dentro nella Banca Nazionale di Agricoltura, 17 morti più Pino Pinelli 18, 108 feriti. Davanti alla piazza c'è un macello, no? Incredibile, perché i fascisti arrivano e cominciano a dare la colpa alla sinistra. Lì vicino c'era l'università statale, inizia la caccia alle streghe, la caccia a Mario Capana, e mentre c'è questo mattatoio, io avevo 12 anni, per cui mi sono informato sulla base delle testimonianze di allora, e anche di Giampaolo Pansa, che è stato uno dei primi giornalisti ad arrivare, anche Giorgio Bocca, anche Corrado Stajano, no? Ma a un certo punto arriva nella tarda serata il signor Sandro Pertini, che allora credo fosse il presidente della Camera, e tentano di, e vede un signore arrivarono dall'altra parte della piazza dicendo: volevo salutarla, le do una mano, la mano, una mano io non gliela do perché ci conosciamo da molto tempo, no? È chiaro che si conoscevano molto, molto da vicino, in quanto lui appunto era direttore del Confino di Ventotene, e quindi lo aveva detenuto per un lunghissimo tempo. Non so se voi siete mai stati a Santo Stefano davanti a Ventotene, è impressionante, no? Cioè, uno che arriva lì veramente capisce il fascismo, no? Capisce perfettamente, già la scalinata per arrivare sopra, sotto il sole, in testa, una roba terribile. Ma poi il personaggio forse più inquietante, perché quello veramente ci porta ad oggi, si chiamava, perché non c'è più, Federico Umberto D'Amato. Federico Umberto D'Amato era anche una persona molto simpatica, no? Dicono quelli che lo hanno conosciuto e visto. Peraltro faceva anche la rubrica di gastronomia, no? Sull'Espresso. Cioè, si chiamava, c'è cioè un nome di fantasia. Un uomo di fantasia, però era lui. Gaultemio, però era lui, certo, Cioè. era amico di Carlo Caracciolo. Però questo signore, che chiaramente era commissario di pubblica sicurezza nel periodo fascista, arriva e entra nella storia della Repubblica Italiana, e ci entra come prima funzionario del Ministero dell'Interno, poi a capo dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, quindi un servizio segreto parallelo. Se dovessimo, diciamo, doppiare la deviazione di un servizio segreto normale con quello parallelo, voi potete capire. Allora, nel 96, ricordo bene perché abitavo a Roma, vengo a sapere che sulla via Appia, in una dependance della via Appia, è stato ritrovato, rinvenuto l'archivio dell'ufficio affari riservato del Ministero dell'Interno, no? E quindi andavo là al mattino con un po' di colleghi, pensando, no? Di vedere chissà cosa. Ovviamente non c'era niente, cioè c'erano tanti ritagli di stampa e note. Poi però, frugando in mezzo a questo lerciume che mi avevano lasciato abbandonato, la polizia trovò un sacchetto di plastica della polizia scientifica
Scientifica del 1969, riguardante un ordigno non scoppiato dei 10 ordigni che erano stati piazzati sui treni tra l'8 e il 9 di agosto del 1969, cioè prima della strage di Piazza Fontana, intatto, cioè insomma, non avevamo parole, cioè potevamo immaginare che, ma qui si era andati avanti. Questo era l'ufficio di Servati, il Ministero dell'Interno. È talmente stato fondamentale nella sua storia, non solo perché uomo di apparato, dei livelli alti degli apparati, non solo perché amico di Licio Gelli, iscritto alla loggia massonica B2, ma questo diciamo era buona compagnia, ma quanto lo scorso anno post mortem è stato condannato al momento in primo grado, è ritenuto uno dei mandanti della strage della stazione di Bologna del 2 agosto dell'80, insieme a Licio Gelli, Umberto Ottolani, Mario Tedeschi, Domenico Cataracca e Pier Giorgio Segatelli. Di nomi come questi ce ne sono tanti, da Silvano Russomano addirittura, che era braccio destro di Federico Umberto D'Amato, addirittura un volontario delle Waffen SS, neanche la Repubblica Sociale, era andato direttamente a Berlino dai capi per presentarsi. E Guido Leto, cioè il regista della famigerata opera, che dopo tutta una quantità di cose incredibili che fa, qui è responsabile, finisce come direttore del Jolly Hotel, del suo mandato dell'imprenditore Mazzotto. Luigi Uggioni era procuratore generale della Repubblica di Salò, arriva, finisce la guerra, diventa il primo presidente della Corte di Cassazione, cioè un uomo importante, no, della magistratura, e così via. Poi sono i delinquenti, i criminali, Ettore Messana, questo qui era, ne aveva combinate di ogni. Durante il fascismo era stato questore a Ravenna, Bari, Lubiana, e in Sicilia durante le indagini della strage alle parte di Portella della Ginestra del 1 maggio del 1947. Inutile dirvi come è andata a finire quella inchiesta, diciamo, le sparizioni delle prove dei documenti. Cosa voglio dire? Voglio dire che il problema è il tema. Storico, politico del nostro paese, è che non solo l'Italia non ha fatto i conti con il suo passato, ma che l'attuale presente è figlio di quel passato. E il problema è di come mai si è arrivati fin qui. Allora è comodo dire colpa della politica, è semplice. Invece purtroppo, sì, certo, la colpa della politica, è colpa, lo dicevamo anche un paio di ore fa, a microfoni spenti, cioè diciamo che, insomma, la memoria è come la Costituzione, è come una pianta, se tu ti dimentichi di bagnarla, non c'è niente da fare, muore. Non puoi rianimarla. Nel caso sia una pianta grassa, ma se è una pianta normale, muore, non c'è proprio, muore. E quella morte, insomma, siamo un po' responsabili tutti. Gli italiani, inteso come popolo italiano, ha pensato che il fascismo fosse sempre un'opzione possibile. Il corporativismo da dove arriva? I forti segnali della corruzione da dove arrivava? E la soppressione dei diritti?
Sì, mantenendo anche però una sorta di via pseudo-democratica da dove arriva, parlo dei primi anni prima che il fascismo diventasse regime. Cioè, se andate ad analizzare, il popolo italiano, so di dire qualcosa di impopolare, ma me ne fotto, perché ho la documentazione per poterlo dire, capito? Non è che me l'invento io, non è una roba d'opinione, non è un'opinione, purtroppo è quello. Allora, quando dopo tanti anni, così tanti anni, qualcuno si è dimenticato di fare bene il proprio mestiere, ormai oggi di Costituzione ne parla soltanto il mitico Sergio Mattarella, che ormai no, sempre più solo, parla di Costituzione, e c'ha ragione, no? Anche perché il suo stesso ruolo di Presidenza della Repubblica è notevolmente minato dalle fantastiche parodie di democratura del premierato e di quant'altro. Però a me interessava scrivere anche questa pagina, no? Che era stata una pagina dimenticata, perché guardate, sì, quello che è scritto qua, soprattutto nei vari capitoli sulle stragi, è soltanto una piccolissima parte di quello che ho dovuto leggere. Ma un'altra parte l'ho voluta leggere perché tutta la mia famiglia, mio padre, mia madre, mio nonno, sono originari di un luogo dove non è successo niente, cioè a Marzabotto, Montessuoli, sapete che non è accaduto niente, no? Si mandano delle belle crescentine fritte, non è successo niente, quello che vi dicono i comunisti, no? Che sono morte 300 persone, sono tutti abbagli, no? Della cosa, però vivendo lì, vivendo in quella comunità, ormai non ci vado più, ma conoscendola, vedo che c'è sempre una forte indignazione. Poche settimane fa è morto l'ultimo testimone, no, di quella strage lì, un personaggio straordinario che continuava a fermare tutte le persone che vedeva e raccontava, un po' come mio nonno, che mio nonno è stato uno dei pochissimi superstiti di quella strage. Però voglio ricordare che sia a Sant'Anna di Stazzema che a Marzabotto, non so se siete mai stati a Sant'Anna di Stazzema, per arrivare su, no? Tutte queste curve che si arrivano poco. Uno già dopo la seconda, terza curva si domanda chi cavolo li ha portati qua, no? I tedeschi della 16ª divisione Panzergranate che stavano a Viareggio. E per arrivare su dovevi conoscere esattamente le strade, qualcuno le ha portati, così come qualcuno le ha portate dalle mie parti, a Mazzabotto, che poi non, a Mazzabotto veramente non è successo niente, ma la stragrande maggioranza dei morti è avvenuta nella crocola di Montessori, cioè poco sopra Mazzabotto. E ho sterminato decine di nuclei familiari. Quando andammo a Marzabotto con il premio Giustolisi, io poi questa cosa qui non la sapevo, nel senso la sapevo, ma non l'avevo mai vista così pratica, fissata su un muro, è che in quel mausoleo ci sono, io sono biachese, no? Di parte di mio padre, ma da parte di mia madre sono carboni, e se voi andate lì ci sono 38 carboni che io ovviamente non ho conosciuto, di cui ho sentito stato parlare così, cioè un pezzo consistente, no? Di una famiglia che non so che avevano, potevano fare, no? Sta lì dentro fissata sui muri con queste fotografie piccoline accanto a centinaia e centinaia di altri corpi che sono poi i corpi che sono stati rinvenuti, più quelli che invece non ci sono più. Allora, dentro in questo
terribile frullatore che è la morte, avevo due possibilità nel momento in cui trasferivo mia voglia di raccontare. Ed esattamente quello che ha detto Simone e Bruno, cioè mi sono sentito solo apparentemente distaccato per poter raccontare tutto quello che ti chiamavo orrore e che stava dentro in quelle pagine di documentazione e che dimostravano che moltissimi fascisti italiani erano responsabili di quelle stragi. Ve ne racconto soltanto uno e poi chiudo, poi chi vuole il libro è qua, io questo qua in firma. Questa è una storia di 176 morti, avvenuta a Vinca, in Toscana, in uno dei luoghi dove la strage è stata pensata, ideata, costruita dalla Brigata Nera di Apuania di Carrara. Quindi, diciamo, questa idea di tipo castale, ma all'incontrario. Nel senso che i nazisti, soprattutto la 16ª divisione Panzergrenadier, operava in un modo molto, molto preciso in tutti i luoghi. Per esempio, bruciavano le chiese, uccidevano i parroci che stavano dentro nelle chiese. Cioè, questa idea, no, proprio. E punivano, le persone in forma castale, in quanto ci considerano gli italiani dei traditori, in quanto ovviamente dopo l'8 settembre eravamo loro alleati, eravamo passati dall'altra parte della barricata. E poi gente comunati più a Milano si dice barlafuso, cioè non so, qua, direbbero a Napoli, ok? Cioè, gente che non è proprio di parola. Io metto d'accordo con te, però Madonna mi freghi, cioè so che mi freghi. E in questa idea castale c'era pure una questione di soldi, cioè nel senso che loro pensavano che noi italiani fossimo dei barboni, cioè una manica di barboni da uccidere, no? Per cui in quella idea lì. Su quelle idee lì loro marciavano precisi, a un certo punto arrivano a Vinca, ma sono stanchi di uccidere, hanno già assassinato circa 30.000 morti, i loro soldati, ogni soldato ne ha ammazzati circa 5, 6, 7, nelle forme più truce che non vi racconto. Ma quando arrivano a Vinca, quindi hanno bisogno di un supporto tecnico e quindi trovano i fascisti della Brigata Apuania che non vedono l'ora di dimostrare l'ardore, no? Eccetera. Allora, guarda in quel cespuglio, guarda in quel lato, spara là, spara là. Ammazzateli tutti, piccoli e grandi. Giovanni, sta attento, ammazzateli quanti ne vedi. Giovanni, ce n'è un chioppo qui, mi occorre una mitragliatrice. Giovanni si ammazza, quelli che trovate fucilateli tutti. Carlo, c'è una donna che non vuole morire, tirale una bomba e non risparmiare nessuna. Finalmente l'abbiamo trovata, vieni qua, non le uccidete dentro i buchi, se no possono restare ferite o vive, tiratele fuori, mitragliatele tutti. Sette pagine di libro riassumono 250 pagine di testimonianze che andavano a riempire, no? Tutto questo plico pazzesco di roba. Allora ditemi com'è andata a finire. Tutti assorti. Ma tutti assorti male, cioè nel senso che nemmeno l'ultima parola, no? Nemmeno questa è la cosa. Ecco perché poi quando si viene ritrovato questo
questa documentazione è incredibile all'interno di un armadio che in realtà non era un armadio proprio, no? C'erano delle fascicolature, ma non è quello, no? Quello che importa è che viene rinvenuto un documento. E i documenti sono stati racchiusi dentro i 695 fascicoli, 2273 capitoli, ogni capitolo una strage, all'interno un reato, all'interno di un ruolo generale sui crimini nazifascisti nascosto dentro in questo mondo. Quando viene rinvenuta questa documentazione, che si deve fare? Qualcuno decide di riaprire i processi. E secondo me non c'era possibilità di fare altro. E con la consapevolezza che gran parte di quei nomi, di quelle persone che stavano dentro nei documenti, erano già morti, o quelli che erano vivi erano vecchissimi. L'ultimo è stato condannato in via definitiva, che era Gerald Sherman, e è morto alla fine tranquillamente nella sua abitazione. Cosa resta? Resta la memoria, però guardate, la memoria che mi interessa non è la memoria degli anniversari, cioè diciamo la memoria istituzionale, quella memoria, sì, se c'è la rispettano ovviamente, ma non mi interessa. Mi interessa la memoria viva, cioè io ti racconto una storia e tu la racconterai ai tuoi figli, questo è. Io racconto una storia a te e tu la racconterai ai tuoi figli e ai tuoi amici. Quando queste storie avranno gambe per camminare, queste storie non moriranno mai. Mai. Quando qualcuno di noi deciderà che queste storie sono storie vecchie, ricordatevi sempre, moriranno sempre due volte. La prima con le persone e la seconda con le profonde ingiustizie che gli sono state fatte. Grazie a tutti. Abbiamo detto dall'inizio quanto è importante per oggi. Io un pensiero per l'oggi che vorrei dire, non so quanto tempo abbiamo, Alessandra Bianca, siamo alle 7:30, non so se c'è qualcuno che vuole fare, se abbiamo ancora qualche minuto per qualche domanda. Sì, Luca, ancora qualche minuto, sono le 7, come Sì, sì, qualche. qualche domanda del pubblico. Ah, forse Andrea Sì, Andrea, Ricciardi voleva. certo, Andrea, grazie. Eccoci qua, Andrea, a te. Scusate. Volevo dire due cose al volo. Questo è un libro del 1982, a proposito di quello che si stava Sì. dicendo. Le SS italiane, 20.000 che durarono fedeltà a Hitler, a proposito di collegamenti con l'Italia, su cui avevo detto qualcosa anche all'inizio. Questo invece è un libro un po' più inquietante, di una casa editrice milanese che si chiama Ritter. Andatevi a guardare su internet, se vi è interessato il catalogo, I volontari stranieri di Hitler. Questo qui è un libro, storia dei combattenti stranieri arruolati nelle forze armate tedesche. Nella prima pagina c'è scritta una frase di Hitler, questa qui: ho bisogno di uomini completamente privi di religione, capaci di andare incontro alla morte con animo sereno. Questo è l'incipit del volume. E in basso c'è scritto i soldati italiani che si battevano al fianco dei tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Questo è un libro, ripeto, del 2001, ma c'è un bel catalogo. Voglio dire che c'è un sottobosco vivo e vegeto, a volte di legami col presente. Volevo però dire una cosa sulla base di quel che è stato detto, solo una. Mi ha fatto venire in mente Vittorio Foa, quello che è stato detto dalla direttrice di Left prima e poi anche da Biachessi poi. Cioè, è vero che sia la politica che la cosiddetta società civile hanno delle responsabilità enormi in queste, dire,
sì, questo stato di cose che si è creato, l'occultamento dei fascicoli, la memoria e la storia, che è una cosa diversa, deboli, eccetera. Però, come disse Vittorio Fondro, una persona a tavola, bisogna anche stare attenti, perché se alcune cose non sono degenerate durante la storia dell'Italia repubblicana è perché c'è stata anche una politica, una parte della società civile sana, che hanno lottato dentro le istituzioni, nel Parlamento, nelle scuole, nelle università, nella società civile, nel sindacato, eccetera. Per cui quelli antifascisti come Pertini, poi diventato capo dello Stato e erano stretto la mano a vita, sono anche altrettanto, se non più importanti, di coloro che con Giorgio Almirante e Company hanno fondato nel dicembre 1946 il Movimento Sociale Italiano. Cioè, non dimentichiamoci che proprio perché la democrazia non è scontata, cerchiamo di pensare anche a quello che c'è stato, non solo a quello che non c'è stato, perché altrimenti domani mattina non ci alziamo più da letto. È solo questo che volevo dire, pensando all'ottimismo di Vittorio Fondro, esatto. Che proprio un distratto non era, e neanche un anti-antifascista né un fascista. Grazie, scusate. Qualche domanda, ancora c'è qualcuno che vuole fare una domanda? Abbiamo un parterre importantissimo stasera. Sonia, sì? Posso? Come no? Volevo ringraziare per questa annotazione, perché mi permette di rilanciare il lavoro di Letto, perché è quello che facciamo quasi ogni mese, di andare a riprendere invece questa storia civile importantissima. Non a caso Sonia molto graziosamente faceva poi pubblicità al libro di Letta che abbiamo realizzato insieme a Lampi, e per questo mi perdoni, 8 marzo, che per noi è tutto l'anno, siamo andate a ricostruire tutte le grandi leggi fatte dalle donne per le donne e tutto quello che le costituenti hanno continuato, non solo loro, e tutto il filone delle battaglie femminili, femministe, che ci sono state in seguito. Il problema è che purtroppo i diritti, una volta conquistati, non sono conquistati per sempre, e dobbiamo rimanere vigili. Grazie, certo. Tanto. Altre domande che ci sono? Perché se no, io volevo dire una cosa, se posso, intanto che qualcuno, spero ci sia ancora, abbiamo qualche minuto per fare qualche domanda. Emozioni tantissime, devo dire che anche leggendo il libro ci sono state tante emozioni, Daniele, veramente nella ricostruzione. E pensavo, mi è venuto un pensiero, pensavo a Luca Gnasi, pensavo a Ferruccio Parri, pensavo a Sandro Pertini, e vorrei veramente oggi di sentirmi dire, poter dire, ma lo dico, sono antifascista come lo dicevano loro. Oggi sembra quasi che dirlo è in qualche modo devi giustificare, ma però è, però no. Sono antifascista e basta, questa, e non sono violenta, se lo dico come non erano violenti loro, non era violento il sindaco di Milano Agnasi, non era violento Ferruccio Parri, non era violento Sandro Pertini. Con la stessa maniera riuscire da questa trappola, che dire oggi di essere antifascista, allora, no, io sono una figlia della Costituzione, quindi io sto bene qui, la Costituzione garantisce libertà, opinioni, confronto, tutto. Ma non quello, perché non è quello, perché sono, come hai detto te, nella storia e la memoria, gli uomini senza anima ci sono, li incontriamo e sono, con quelli dobbiamo imparare anche a confrontarci, non a misurarci con loro, perché è un'altra dimensione quella dell'uomo senza anima. Le persone hanno un pensiero, hanno una vita, hanno un'identità, e quindi quello è quello che noi vogliamo essere. Quindi questa memoria serve proprio a questa, non soltanto per metterci, per dire loro e noi, ma per dire noi, noi e noi. Queste altre cose, guardate, sono cose che dobbiamo, succedono, e però dobbiamo anche riprendere un po' questa realtà. Io direi che questo è molto importante, questa tranquillità di vivere questa situazione di scelta di questa cosa, mantenendo tutti i giorni, su questo non c'è dubbio, ogni momento non ci si ferma mai, ma è anche bello tutto sommato, no? E qualche domanda, se no andiamo veramente verso la conclusione di un intenso incontro. Io ringrazio tutti quanti, comincio a ringraziare, se non ci sono altre domande, perché siamo già oltre le 7:30, quindi io ringrazio Luca Gnasi, il presidente della FIAP, veramente per tutto quello che fa, di Bianca Lami,
e tutta la struttura, e Bruno Manfellotto ha continuato ad andare in televisione, se no io non la vedo Grazie, proprio più. Simona posso Maggiore, chiudere? come no? E No, poi vabbè, Daniele Obiettivo, venuto sì, ho con un ringraziato. sorriso, diciamo, che sono stati citati Marcello Guida e Sandro Pertini. Questo lo racconta Spinelli nelle sue memorie. Quando arriva a Ventotene una notizia della caduta del fascismo, Pertini corre da Marcello Guida e chiede a Marcello Guida che siano tolte ai militi, alle guardie, le camicie nere. E allora Guida dice: ma guardate che qui sono solo camicie nere, ma guardate che qui sono solo camicie nere, le si passi in candeggina. Ecco, quello spirito, via, candeggina tutti i giorni. Quindi, va bene, se, quindi insomma, ringraziamo Radio Radicale. Sì, Bianca, vieni. No, ma proprio per così, ma ti racconto, ma trovo molto interessante quello che ha indicato Daniele Banchessi nel suo finale. Tornare ad essere cantastorie in un certo senso, no? La memoria di per sé istituzionale ci interessa poco, ci interessa perché è quella che ci ricorda e ricorda più o meno, insomma, chi vuole ricordare. Ma il passaggio del racconto, e questa è la memoria viva, è l'azione della memoria, per cui in effetti il monito di tornare ad essere cantastorie è qualcosa che probabilmente creerebbe un'azione propulsiva, attiva, concreta nel tramandare ciò che non va dimenticato. Per cui grazie di essere un cantastorie per noi e del ruolo che tutti quanti dovremmo probabilmente così ricoprire per costruire. Grazie. Bene, insomma niente, quindi stiamo veramente finendo, ci lasciamo per questa serata. Un'ultima cosa un po' cattiva, un attimo riprendiamoci un po' dalle emozioni con il discorso del sorriso di Bruno Manfellotto, e riprendo anche un po' l'intervento programmato che qualcuno invece non ha voluto fare per dire, ecco, io ricordo un pochino rispetto a queste storie. Una sinistra che sembrava molto, me lo sono sempre chiesto perché, no? Rispetto a questa certezza di antifascismo, in fondo anche un desiderio quasi di no, io ti salverò, io ti perdonerò verso il fascismo. Ecco, io penso che quell'atteggiamento veramente non c'è più, non ha più senso tutto sommato. Ognuno ha la sua storia, per questo l'importanza della storia, quindi non c'è bisogno di aspettare a braccia aperte che l'altro si converta o magari la nostra sicurezza che l'altro possa cambiare idea. Sono successe certe cose, torno al discorso sui fatti, e quindi questa è una cosa importante, quelli sono quello che occorrono, quello che ci vanno. Quindi insomma, va bene, quindi ci lasciamo a questo punto e va bene, grazie mille per questa serata veramente intensa. Grazie mille.